Un disco omogeneo di legno di massa M con D pari a 0,1 kg e raggio R pari a 10 cm ruota senza attrito attorno al suo asse fisso disposto verticalmente con frequenza costante pari a 1000 giri al secondo. Un proiettile di massa M piccolo pari a 10 grammi sparato parallelamente all'asse con una velocità di 500 metri al secondo va a conficcarsi alla periferia del disco. Calcolare il lavoro delle forze non conservative che fermano il proiettile sul disco. Problema che è datato il 18 settembre del 1975. Non ero ancora nato. Porta, ho dimenticato qui un dato, il raggio che ci dicono essere 10 centimetri, quindi un decimo di metro, 0,1 metri. Ho già passato lì, sono già passato da 10 grammi a 0,01 kg, la massa M piccolo di questo proiettile, questa pallottola. Attenzione Omega, ve lo ricordo, se volete passare in radianti al secondo, moltiplicate quel 10 alla 3 per 2 pi greco, visto che già ci dicono giri su secondo, giri, basta moltiplicare per 2 pi greco, ve lo volevo dire. Il problema è molto semplice, abbiamo questo disco omogeneo, quindi possiamo dire che questo centro di massa coincide col baricentro, che poi è il centro del disco, ci dicono di raggio R pari a 0,1 metri, abbiamo questa pallottola qui di massa M che procede con questa velocità V con 0 di 500 metri al secondo e si va a conficcare poi proprio sul bordo, si dicono, sulla periferia del disco. Allora, dobbiamo stare attenti perché trattasi di urto perfettamente anelastico, però di tipo vincolato, quello che avviene nei corpi rigidi di cui abbiamo parlato anche nella teoria. Non l'abbiamo mai visto con un disco, ma è interessante vedere questo problema perché ovviamente non c'è conservazione della quantità di moto, ma nel momento della quantità di moto. Quindi il momento della quantità di moto prima dell'urto coincide col momento della quantità di moto dopo l'urto. B con 0,1 uguale a B con 0,2, chiamiamolo in questo modo. Dobbiamo tenere presente una cosa però. Chi è il momento della quantità di moto? Dunque, prima dell'urto, uno dice, ma vabbè, io vi ricordo che B0 è R vettore MV0. Ma qual è il punto qua? Sì, questo per quanto riguarda però il proiettile, ma capite che ci dice il testo che... Allora, una cosa importante, non so se lo sapete, questo disco ruota verticalmente attorno proprio all'asse fisso, disposto verticalmente, frequenza costante. Io perché ho messo omega qua? Perché quella è la frequenza di rotazione del disco, che coincide con la velocità angolare, costante, attenzione. E ci dicono che questo proiettile viene sparato parallelamente all'asse. Ma allora... Questi due vettori, questo prodotto ortogonale è nullo, ragazzi, no? Perché sono paralleli i due vettori, quindi c'è solamente B con 0,1, momento della quantità di moto appena prima dell'urto, e non è altro che chi è, no? Beh, attenzione perché è il momento di inerzia del disco, I con D, per omega 0, no? Prima dell'urto, I con D per omega 0, giusto? Dove attenzione, omega 0 è questa qua, chiaramente, no? I con D per omega 0, attenzione quindi, non c'è quello del proiettile, la velocità del proiettile è parallela all'asse, quindi niente. Attenzione perché dopo l'urto il proiettile sta sulla periferia. Quindi attenzione che il momento di... I con D per omega... Allora, abbiamo che I con D per omega è sempre B con 0,2. Ma I con D, ecco, è il momento di inerzia del disco, che lo ricordo è un mezzo mR quadro, va bene, poi lo vediamo. 2 m quadro, m piccolo, perché c'è anche quello di inerzia della pallina, pallottola, no? Quindi sarà, attenzione, I con D del disco più m. Dunque, R al quadrato è proprio il raggio, perché se sta qua è sempre il raggio dal centro, tutto per omega. Vedi che in questo modo cosa mi calcolo? Mi calcolo in pratica la frequenza di rotazione dopo, la frequenza di rotazione della velocità angolare dopo l'urto, che è omega. Che posso utilizzare poi per calcolare, per applicare il teorema del lavoro dell'energia cinetica, perché mi chiede il lavoro delle forze non conservative, cioè in pratica mi chiede il lavoro totale, che verrà negativo, che è comunque sempre il delta K, cioè l'energia cinetica finale
meno energia cinetica iniziale. Ovvio che parliamo di energia cinetica che può essere sia rotazionale, ma anche, attenzione, inizialmente anche energia cinetica traslazionale, occhio ovviamente. Discorsi che abbiamo visto tante volte. E quindi qui mi trovo omega, che vedete chi è omega? È i condì, vedete che mi lascio sempre i condì senza problemi. I condì più m al quadrato per omega 0. Omega 0, vi ripeto, è 10 alla 3 giga secondo. Se fate questo conto, vi dico subito, basta scrivere 2 pi greco per 10 alla 3 radianti su secondo. Fatelo sto conto al momento di inerzia. I condì è un mezzo di un disco, calcolato rispetto ovviamente al polo, questo è il centro di Mayer, il centro della mia ruota, del mio disco, è un mezzo, in questo caso m con d r al quadrato, quindi verrà 1 kg ovviamente per metro quadro, verrà un qualcosa in chilogrammi per metro quadro. Calcolato questo, a questo punto, il gioco è fatto. Perché? Perché, allora, si considera un metro quadrato, l'abbiamo detto. Ora rispondiamo alla domanda. K2 meno K1, K finale meno K iniziale. Dunque, alla fine c'è solamente il momento di inerzia. Vi ricordo che momento di inerzia, vabbè, energia cinetica rotazionale, un mezzo I omega quadro, dove omega quadro è quello lì, l'energia cinetica rotazionale alla fine, cioè con omega che è la velocità angolare dopo l'urto. Quindi, il lavoro chi è? Un mezzo. Allora, attenzione, perché alla fine c'è I con D, ma c'è anche MR al quadrato, la somma di due momenti di inerzia, quindi I con D più MR al quadrato, ovviamente vedete che con M sottendo la massa della pallottola, omega quadro è quello lì, meno chi? Sono due energie, una è meno un mezzo I con D, omega con 0 quadro meno un mezzo, vedete, mv con 0 quadro, che non a caso ci viene fornita la somma delle due cinetiche, delle due cinetiche, una rotazionale e l'altra traslazionale. Raccolgo un mezzo. Dunque, sapete cosa faccio qua? Dunque, omega quadro è quello lì al quadrato, quindi se io scrivo questo, qua, questo diventerà un mezzo I con D più mr al quadrato diviso, guarda caso c'è un altro I con D più m al quadrato, perché questo è omega quadro, questo è i con d al quadrato diviso un altro i con d più m r al quadrato omega con 0 quadro, no? Pratica omega quadro è tutto questo al quadrato. Quindi queste due per intero ci se ne vanno. Quindi invece di raccogliere solo un mezzo, sapete cosa raccolgo? Raccolgo un dunque decido di raccogliere un mezzo, raccolgo un mezzo I con D omega con 0 quadro. Perché così, ovviamente tra questi due lo sto facendo sto raccoglimento, eh? Qua mi rimane meno 1 e qui mi rimane, guardate, I con D diviso I con D più la massa della pallottola per R quadro meno 1 e poi c'è questo meno un mezzo mv con 0 quadro. Io francamente lascerei così questa espressione, vabbè, potete raccogliere ulteriormente un altro un mezzo. Bene, se viene il lavoro delle forze non conservative è per definizione è l'attrito che ovviamente ci dice il testo, fa sì che il proiettile non proceda avanti, quindi si fermi sul bordo, sulla periferia del nostro disco. Questo viene un meno 2895 joule, e questo è il lavoro proprio compiuto dalle forze non conservative, cioè in pratica l'attrito che impedisce alla pallottola di proseguire, avendo ovviamente, ripeto, assunto quello omega 0 pari a 2 pi greco per 10 alla 3 radianti al secondo. Abbiamo risolto facilmente anche questo problema.